Cerruti finalmente di nuovo con noi sullo stadio. Una grande vittoria e un campionato che l'Acropoli sta disputando alla grande. Cosa pensa il presidente dell'Acropoli? Innanzitutto sono stato un po' lontano per problemi personali e della vita, e con piacere sono ritornato oggi dopo aver perso due partite. E cosa dire, dal punto di vista calcistico, guardi, le sembrerà strano, vorrei dire alcune similitudini di quando ho vissuto il campionato d'eccellenza. E che oggi mi sembra, vedendo così la classifica, vedendo un pochettino come si è formata anche la classifica di quando facevamo la nostra eccellenza, essendo primi in classifica della prima partita, ancora tutt'oggi per fortuna siamo primi in classifica, vedendo anche dal girone, dall'altro girone A, dove c'era il Savoia all'epoca e questa volta anche stavolta c'è il Savoia nel girone A, sono alcune similitudini che possono far pensare bene, quindi calcisticamente penso che era la nota più che ci aspettavamo dal punto di vista dei risultati sportivi. Questo lo si sta dimostrando, così come anzi detto prima da parte del presidente onorario, il quale ha ampiamente discusso in merito al valore dei ragazzi che è venuto fuori grazie all'organizzazione tecnica del mister, che veramente ha tirato fuori il meglio di tutti, meglio di questi ragazzi. Siamo veramente felici che stanno portando avanti questo andamento e soprattutto la sicurezza, la spregiudicatezza di poter affrontare il campionato con questa determinazione, e ci fa un bel sperare. L'altra partita penso che sia importante è quello che anzi stiamo parlando, quello della società. Penso che la vittoria più importante è quella di organizzare una società che abbia naturalmente la forza, le caratteristiche per poter pensare a lungo, al futuro, non solo al breve, di portare avanti il campionato. E quello è quello che si stiamo formando. Penso che sia la partita più difficile, ma penso che sarà la vittoria più bella, perché noi dobbiamo dare la continuità, la forza, la sostanza di sostenere l'US Acropoli non solo per questi anni, ma per gli anni futuri. Purtroppo abbiamo pagato dazio anche degli anni scorsi, perché abbiamo pompato molto negli anni quando io sono stato presidente, nei primi anni, e purtroppo non avendo poi rispettato il programma, oppure abbiamo ottenuto i risultati a cui aspiravamo, ci siamo trovati sbilanciati in termini di gestione. Oggi, formando una società, sperando che entreranno più soci a poter far parte di questa, della nostra società, ci dà sicuramente più serenità e potremmo fare un progetto, anzi dobbiamo fare un progetto, che l'US Acropoli è di Acropoli, è della città di Acropoli. Lo dobbiamo vivere con estrema serenità e pensare al futuro con maggiore fiducia, perché dobbiamo camminare pari pari ai risultati calcistici. Il risultato sono ottimi e spero naturalmente altrettanto anche noi possiamo dare questa aspirazione per i tifosi. Facciamo un appello al pubblico, perché l'imprenditoria ha risposto ai numerosi appelli di Cerruti nel passato. Finalmente l'Acropoli, anche se in eccellenza, sta gettando le basi per un nuovo progetto. Facciamo l'appello a questo pubblico che ancora scarseggia allo stadio. Ah, questo a me è una nota dolente, una cosa che mi dispiace tantissimo, perché guardi, posso dire che nonostante tutto quello che noi abbiamo fatto, seppur non con ottimi risultati con lo scorso anno, con la retrocessione, dal punto di vista calcistico, sportivo, c'è stata la retrocessione, però penso che la gente, anche in virtù di quello che abbiamo fatto nel passato e soprattutto di quello che vogliamo nel futuro, dovrebbe dimostrarci di starci vicino, perché questo veramente per noi è un progetto con tanti sacrifici, con tante attenzione. Togliamo tempo alle nostre famiglie, alle nostre aziende, per poter stare vicino a un progetto che eticamente e sportivamente rappresenta il paese, e quindi per questo speriamo che naturalmente la gente possa ritornare, starci vicino, a darci maggiore entusiasmo, proprio per condividere il bene, le soddisfazioni, ma anche i sacrifici che noi possiamo fare. Grazie Presidente. Grazie. Franco De Biasi, un'altra grande vittoria. Come giudica la partita? Vabbè, un'altra vittoria, siamo contenti, ma soprattutto per il passaggio del turno. La Coppa Italia è un obiettivo a cui ci teniamo molto, fare più strada possibile, va bene così, noi siamo contenti, ancora una volta i ragazzi sono dimostrati professionisti seri, sono venuti in campo qua, nonostante all'andata il risultato era stato abbastanza rotondo, sono venuti qui a fare la giusta partita. Un campo polveroso di promozione, è l'immagine appunto di un'Acropoli che sta ripartendo dal basso e che merita di ritornare in Serie D. Certamente, va bene, noi ci proviamo, però
a volte dalle polveri nascono cose importanti. A questo volevo arrivare. E quindi va bene così, dobbiamo fare sacrifici, devono fare i ragazzi su questi campi come li deve fare la società dietro la scrivania. L'Acropoli deve essere forte prima a livello societario, prima ancora con l'affetto ed essere circondata dagli acropolesi e dai suoi tifosi, e poi dopo sul campo. Perfetto, adesso l'Acropoli giocherà contro l'Audax Cervinara, prima contro seconda. I pensieri su questa partita? Può essere una gara cruciale per la stagione? Cruciale no, noi dobbiamo pensare partita per partita. Certo è che la partita di domenica contro l'Audax è una partita importante, forse importantissima, perché potrebbe fare in modo di fare una piccola fuga in avanti. Se l'affrontiamo con la giusta determinazione, la giusta concentrazione, la giusta voglia che fino ad oggi abbiamo avuto e ben messo in campo, io penso che i ragazzi non sfigureranno. Poi qualsiasi sia il risultato, basta che l'impegno sia il massimo da parte loro e da parte di tutto il resto. Qualcosa da aggiungere? No, voglio ai tifosi allo stadio, un invito col cuore. Abbiamo bisogno della vicinanza della gente, di essere sostenuti, di dare in tanti modi anche il più piccolo contributo alla causa. Acropoli merita altro, noi siamo partiti da zero, forse sotto zero, e abbiamo costruito qualcosa che potrebbe diventare importante, ma se non ci sta l'aiuto di tutti, con l'aiuto di tutti sicuramente tutto è più semplice. Grazie.